Scelgo Filippo Neviani perché è il disco più personale che io ho fatto e poi in omaggio anche a mio padre che non c'è più e avrebbe sempre voluto vedere scritto il cognome di famiglia. Il nuovo album di Neck porta il vero nome del cantante ed è interamente dedicato al padre scomparso. Contiene inoltre due tracce scritte per le figlie, Dentro l'anima e Il mondo tra le mani. Ho scritto una canzone per Beatrice, la più piccolina, e una canzone per Martina, che ha 18 anni oggi, e che inconsapevolmente ha fatto sì che io mi esercitassi, perché l'ho educata da quando aveva 1 anno e mezzo, mi esercitassi a diventare quello che oggi sono, un padre a tutti gli effetti. Nel disco Neck rivela la propria anima di polistrumentista e, oltre ad averle scritte e interpretate, ha suonato anche le 10 tracce dell'album. È stato come essere un bambino dentro un negozio di giocattoli. Non vedevo l'ora tutti i giorni di entrare in studio per mettermi alla batteria o alla chitarra e vedere creare la canzone, veder crescere il pezzo. Filippo Neviani sarà distribuito in gran parte d'Europa e uscirà nella versione spagnola anche in America Latina, un traguardo che presto potrebbe vantare anche il vincitore di Sanremo, Marco Mengoni. Marco ha una buonissima voce, ha una grande estensione vocale, buonissima tecnica e secondo me anche i pezzi e il suo timbro vocale possono essere giustissimi per esempio un mercato spagnolo. Insieme andiamo avanti, questo amore non si può fermare.